Buongiorno, questa è la mia seconda presentazione perché mi sono resa conto che la prima presentazione che ho fatto qualche settimana fa non mi è per niente piaciuta. Inizio con una piccolissima premessa. Nei miei video purtroppo ci sono degli strafalcioni anche grammaticali. Come già avevo detto la volta scorsa, io quasi 12 anni fa sono stata colpita da un'emorragia cerebrale che mi ha causato, come potete immaginare, un sacco di problemi sia neurologici che fisici. Io non ho smesso di colpo dopo un anno di febbre e mal di testa non curati purtroppo. Non parlavo, non leggevo, non scrivevo. Ho dovuto ricominciare tutto da zero come una bambina di un anno. Sono stata curata in questo istituto neurologico di Pavia, il Mondino. E sono tuttora in cura e sarò in cura per sempre, penso. Ho ricominciato tutto come una bambina di un anno. Sono ancora in cura da un logopedista perché comunque mi è rimasta il problema dell'afasia e sono dislessica e questo purtroppo causa questi strafalcioni anche grammaticali. Io ho dei gravi, cioè dei problemi abbastanza importanti, non posso andare in giro da sola, non posso guidare, non posso andare in bicicletta. Se cammino per più di 2 ore mi stanco, mi devo sedere e ho questo problema, appunto, le crisi epilettiche mi possono colpire in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Ho ereditato questa simpatica artrite deformante che mi rende le mani come un'ottantenne, ma questo poco importa per i miei video. Ci tenevo a ripresentarmi perché la volta scorsa avevo esordito in un modo un po' aggressivo, accusando delle persone che alla fine io non conosco e con queste persone mi sto scusando. Loro, se mi stanno leggendo, sanno che sono rivolta a loro. Io vi parlo nei miei video, come avete visto, ne ho fatti pochini di profumi prevalentemente low cost perché io non conosco profumi di nicchia o molto costosi. E mi piace andare un po' a cercare nelle offerte qualcosa che mi possa così dare delle emozioni, no? Mi piace descrivere quello che sento io quando sento questo profumo. Detto questo, spero che comunque mi seguiate. Ribadisco le mie scuse se faccio degli strafalcioni. Se avete bisogno di sapere cosa intendevo dire in quel momento, che magari non ho trovato la parola giusta, chiedetemelo pure, non mi offendo assolutamente, anzi ci mancherebbe. Per me è un po' una palestra fare questi video per parlare, per riuscire a articolare meglio, mescolare, cioè abbinare il pensiero alla parola, che è la cosa più difficile, perché quando si hanno crisi di afasia, si pensa lucidamente dove ci si trova, cosa si sta pensando, ma non si riesce a parlare e a capire. È una cosa che spaventa tantissimo. È un argomento poco simpatico, però magari ne riparlerò, perché comunque io non mi vergogno, sto seguendo delle cure che mi stanno anche dando delle grosse soddisfazioni. Detto questo, io vi saluto, torno a scusarmi con le persone che avevo citato e che ho sbagliato, mi rendo conto di aver esordito così e mi scuso per gli strafalcioni grammaticali anche che farò quando vi parlerò dei miei profumi. Quindi se mi seguite mi farà piacere e vi auguro una buona giornata. Io sono Antonella, sono di Vigevano e ho quasi 54 anni. Sono sposata da 25 anni e la mia grandissima passione è quella dei profumi. Io ho anche lettura, film. Ho una gattina di 4 mesi che mi sta rosicchiando le gambe qua dietro e ho un gruppo su Facebook che si chiama appunto Profumi e Balocchi. Se qualcuno voglia darci un'occhiata è il benvenuto. Buona giornata a tutti e spero di non avervi annoiati. Ciao!